Abano ha tentato di chiudere i compagni nello sgabuzzino della scuola per fare uno scherzo, ma il gioco è finito male e a rimetterci è stato un ragazzo di 13 anni che si è ritrovato con il dito amputato. L'incidente è accaduto nella scuola media del comune termale. Un gruppetto composto da 3 alunni si è messo a giocare e nella foga uno dei 3 ha deciso di fare lo scherzo, ma quando ha chiuso la porta non ha tenuto conto che uno dei 2 amici aveva la mano proprio sul battente della porta tagliafuoco che chiude lo stanzino. Il colpo ha avuto l'effetto di una mannaia. Il 13enne ha subito l'amputazione della falange del mignolo di una mano. Il pezzetto di dito con l'unghia si è staccato di netto. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Padova, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per riattaccare la falange mozzata.